Ciao amici, non sapete come affrontare al meglio queste giornate stressanti di clausura forzata? Io mi butto sul cibo, ma poi la bilancia grida vendetta. E dimmi, dopo esserti abbuffata, l'umore migliora? Secondo gli esperti, la fame nervosa non migliora l'umore e non cambia la negatività che percepiamo dentro e intorno a noi. Cosa fare allora? Non sembra facile, la maggior parte delle volte le giornate nere iniziano dal mattino. Ma niente paura, esistono alcuni semplici trucchi per iniziare la giornata positivi. Ci sono dei trucchi per sentirci positivi e forti in ogni situazione, dal mattino fino a sera. Vediamo allora insieme i 12 segreti per dire addio alle giornate no. Ho preparato anche tante risorse per voi, seguite il video e poi guardate i link in descrizione. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Alzarsi appena suona la sveglia. Anche se non abbiamo orari in questi giorni, non indugiate. È stato dimostrato che buttarsi giù dal letto al primo squillo della sveglia e darsi una mossa subito rende la giornata più positiva e riusciamo a essere più attivi più a lungo. 2. Fare un po' di stretching e respirare profondamente. Muovere il corpo e sincronizzare la respirazione attiva l'energia positiva. Se si è in preda all'ansia o alla rabbia, aiuta a buttare fuori i sentimenti negativi. 3. Fare automassaggio o tonificazione muscolare del viso. Sono una pratica salutare per la bellezza e la serenità. Il massaggio e la ginnastica del viso sono l'unico modo per contrastare la fisiologica perdita di collagene e i segni dello stress sulla pelle. Le creme restano in superficie, la tonificazione rimpolpa dall'interno. Ho spiegato come fare in questa serie di video e anche nel mio video corso, link in descrizione. 4. Fare una doccia fresca o tiepida, diciamo né troppo calda né fredda, con un prodotto a base di essenze naturali. Quando avete tempo fate anche un bagno con oli essenziali per tonificare corpo e mente, per esempio olio essenziale di lavanda, di rosa, di geranio o di arancio dolce. 5. Bere acqua calda, miele e limone. Vitamina C, vitamine, minerali, antiossidanti sono il modo migliore per risvegliare il metabolismo e partire con un buon sostegno. 6. Fare meditazione. Certo, bisogna mantenere il più possibile la mente nel momento presente. Se va verso il futuro andiamo in ansia, se torna nel passato ci viene la depressione. Meglio stare nel momento presente, concentrati su quello che facciamo momento per momento. In descrizione trovate il link alla mia meditazione guidata anti-ansia e ai miei coaching di mindfulness. 7. Fare una buona colazione proteica. Senza proteine non c'è tono muscolare, cala la voglia di muoversi e si riduce il tono generale dell'energia. Le proteine vanno accompagnate ad altri cibi sani e leggeri. 8. No zucchero bianco e bibite zuccherose. Vanno evitati sempre, ma iniziare la giornata con questi picchi di glicemia è peggio. Zucchero e prodotti industriali creano un circolo vizioso, inducendo nuova fame e voglia di dolce. 9. Curare il proprio aspetto, viso, capelli, abbigliamento. Come sarà la nostra autostima se ci lasciamo andare per giorni e giorni? Anche se siamo a casa e non riceviamo visite, niente pigiama e ciabatte. Anzi, consiglio di eccedere un po', truccarsi e coccolarsi con le cose migliori. 10. Guardarsi allo specchio e sorridere. Il sorriso è la miglior medicina e se sorridiamo a noi stessi, convinti, ogni giorno, possiamo aiutare il corpo ad attivare le naturali forze di difesa e autorigenerazione. 11. Decidere di avere una buona giornata. Anche solo decidere di avere una buona giornata basta per cambiare l'umore e prendere le cose in modo positivo. La vita è fatta per il 10% delle cose che succedono ed è il 90% della nostra reazione. 12. Fare qualcosa di buono per una persona amata. Non c'è niente di meglio per l'umore che fare qualcosa di bello per gli altri. Non possiamo uscire a comprare un regalino, ma possiamo fare una telefonata, scrivere una lettera di apprezzamento, anche se la mandiamo via mail, creare qualcosa con le nostre mani per dimostrare il nostro affetto e fare felice qualcun altro. È un'ottima cura e fa bene.
Bene amici, oggi abbiamo visto come affrontare al meglio ogni giornata e tenerci su di morale, forti e connessi con le cose positive e le parti migliori di noi stessi fin dal mattino. Andate in descrizione dove trovate tutte le risorse di cui ho parlato nel video di oggi. Per vedere tanti altri video sul benessere per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale, cliccate su Abbonati al canale. Il benessere è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.